Benvenuti a questo pomeriggio al laboratorio su Quick Statement e su Wikidata Entity Framework. Passo subito la parola a Tania. Buon lavoro. Eccoci qui. Allora, buon pomeriggio. Oggi appunto proseguiamo con quello che ci siamo detti la volta scorsa quando abbiamo presentato questi due tool, Quick Statement e Wikidata Edit Framework. E, abbiamo preparato per voi qualche esempio, un po' di materiale su cui lavorare insieme. Allora, adesso condivido il mio schermo. E vorrei mettere in chat il link del file Drive che avevamo preparato. Ok, link copiato, lo metto in chat, l'avevo messo anche la volta scorsa. Eccolo qui, dovrebbe essere visibile per tutti. E adesso condivido il mio schermo e lo vediamo insieme. Eccoci qua. Allora, fine. Sintonizzo qui. Allora, cosa ci eravamo detti la volta scorsa essenzialmente? Avevamo parlato di quick statement, avevamo detto appunto che anche se molto semplice, molto intuitivo per tutti, aggiungere, creare un nuovo elemento in Wikidata, togliere una proprietà, una dichiarazione. È altrettanto vero che a volte abbiamo bisogno di effettuare dei caricamenti oppure delle modifiche massive, o comunque avendo a disposizione dei dati tabellari, dunque dei dati che noi ci siamo esportati da qualche fonte e che abbiamo ordinato in un foglio di calcolo, in un Google Foglio, in un Excel, in un Numbers. E avevamo visto che dando dei semplici comandi testuali, utilizzando dei semplici comandi testuali, era appunto possibile lavorare con Quick Statement in maniera abbastanza veloce e anche abbastanza semplice. Avevamo visto anche che ci sono due tipi di comandi che si possono utilizzare. Questa è la sintassi tradizionale di Quick Statement, quella che state vedendo adesso, ed è quella che è stata utilizzata fin dalla prima versione del tool. È la versione che tutti conosciamo bene, con la quale siamo abituati a lavorare. C'è una seconda sintassi, che è questa CSV. Per me un po' più, sicuramente un po' più complicata. È sicuramente più facile lavorare con questo tipo di sintassi in quanto posso raggruppare i miei dati per colonne, quindi una volta che ho scaricato, importato dei dati in maniera massiva e me li sono ordinati per colonne, posso poi aggiungere i vari comandi che Quick Statement deve operare qui sopra. C'è bisogno di avere un po' di dimestichezza in più con le esportazione di dati da Excel o da Numbers o da Google Foglio a CSV. Oggi ci concentreremo sulla sintassi tradizionale, che è appunto quella più semplice, quella con cui siamo più abituati a lavorare. E avevamo visto che i comandi principali sono pochi e semplici. Nel momento in cui vogliamo creare un nuovo elemento, diamo questo tipo di comandi, quindi il create. Ogni riga ha come primo comando il last e poi andiamo ad aggiungere le nostre etichette, descrittori, alias, le nostre proprietà e abbiamo la possibilità anche di aggiungere dei qualificatori alle proprietà in questo modo, quindi aggiungo proprietà, valore, qualificatore, valore, eccetera, e anche delle fonti, praticamente, semplicemente sostituendo la P della proprietà alla S di source. Mentre nel momento in cui voglio semplicemente aggiungere una proprietà ad un elemento che già è presente in Wikidata, mi basta questa semplice sintassi, quindi elemento che voglio modificare, proprietà e valore di questa proprietà. Il valore, avevamo detto, può essere o un altro item in Wikidata, in questo caso avremo il Q, oppure anche un valore letterale. Ricordiamoci che i valori letterali, literal, vanno sempre inseriti tra le virgolette, tra un double quote, come abbiamo visto in questo caso, così come anche gli URL vanno inseriti nelle doppie virgolette. Allora, vediamo insieme qualche esercizio che ho preparato. Molto semplicemente, qualcosa per
eliminare una dichiarazione a degli elementi, un esercizio per fare il contrario, quindi aggiungere una dichiarazione a degli elementi già presenti in Wikidata, e poi un esercizio per creare dei nuovi elementi. Andiamo a vedere però anche la casistica, perché ho scelto questo tipo di esercizio. In questo caso, cosa sono questi elementi? Adesso ve li faccio vedere, non tutti, però vi faccio vedere di che tipo di elementi stiamo parlando. Allora, qualche anno fa, insieme ai miei colleghi, abbiamo inserito in Wikidata tutte le fonti presenti nella bibliografia preparata dalla Commissione Nazionale AIB per le biblioteche d'autore, gli archivi di persone, i fondi speciali, e abbiamo raggruppato, quindi abbiamo creato un item per ogni fonte citata in questa bibliografia, e abbiamo raggruppato poi tutti questi item con la proprietà sulla focus list di un progetto Wikimedia, utilizzando appunto l'item della bibliografia. Ve lo faccio vedere perché è molto più semplice vederlo che dirlo. Allora, per esempio, in questo caso prendiamo quest'item, poi vi faccio vedere anche come mi sono ricavata tutti gli item, non c'è neanche bisogno di togliere il meno perché lo legge comunque. Quindi ho preso il mio Q, ho inserito nella barra di ricerca, mi dà questo risultato, quindi è questo l'item, uno degli item su cui voglio andare a lavorare. È una pubblicazione, dunque un libro pubblicato nel 2004 in lingua tedesca. Vedete dov'è l'errore? È qui. In quanto noi abbiamo inserito, cioè descritto questi item, un lavoro appunto che abbiamo fatto qualche anno fa, quindi ancora non avevamo approfondito tutte le tematiche relative al Wiki Project Books, abbiamo inserito delle dichiarazioni come editore, come luogo di pubblicazione, come data di pubblicazione, e quindi chiaramente quello che stiamo descrivendo è un'edizione, non è un'opera letteraria. Ce ne siamo resi conto da poco tempo, ci siamo resi conto di questo errore, abbiamo pensato di conservare però questi elementi così per utilizzarli proprio in questa working hour, perché è proprio un tipo di lavoro perfetto che può essere fatto con Quick Statement. Ecco, vi stavo dicendo come abbiamo tenuto insieme tutti gli elementi con questa proprietà. Sulla focus list di un progetto Wikimedia, questa proprietà P5008, e avevamo creato ovviamente anche l'item della bibliografia, che è questa, archivi e biblioteche d'autore e bibliografia, e nella descrizione abbiamo inserito che abbiamo appunto detto che è la bibliografia curata dalla commissione AIB su biblioteche speciali, archivi e biblioteche d'autore, e vi abbiamo dato anche istanza di Wikiprogetto. Allora, andiamo a vedere però, una volta che ci siamo resi conto di questo errore, quindi è un errore ripetuto su tanti item, come abbiamo fatto poi? Considerate che in questa bibliografia ci sono articoli, saggi, edizioni, appunto, quindi monografie, materiale bibliografico vario. Ovviamente questo, la proprietà opera letteraria era stata messa solo alle monografie. Come abbiamo fatto dunque per riuscirci ad esportare questi item su cui dovevamo operare, utilizzando l'Wikidata Query Service, ma anche in una maniera semplificata, quindi usando l'assistente query, inserendo qui, era archivi, eccolo qui. Quindi utilizzo il filtro archivi e biblioteche d'autore, e l'assistente query di Wikidata comprende subito che la domanda più probabile è questa, che voglio vedere tutti gli item tenuti da questo progetto. Gli item sono 337, ma quelli su cui io voglio operare sono di meno, perché appunto sono solo quelli a cui ho dato la proprietà di opera letteraria, e quindi faccio un altro filtro.
e i primi secondi mi dà sempre solo 20 risultati. Ok, sono 161 risultati. Una volta fatto questo, io ho una bella lista di, appunto, dei miei Q, mi ha messo anche le etichette, me li scarico in un file CSV e poi da questo file CSV, che adesso mi si aprirà probabilmente automaticamente in Numbers, sì, eccolo, lo posso appunto salvare e me lo posso importare, così come ho fatto nel mio foglio Google, perché ricordatevi che nei fogli Google è possibile anche importare un file, un foglio di calcolo che abbiamo salvato sul nostro computer o che abbiamo in Drive, dunque non, senza fare un brutale copia e incolla, ma possiamo appunto importarcelo. Una volta che ce lo siamo importato, andiamo a dividere tutte le nostre colonne, quindi togliamo tutte, separiamo i campi e avremo alla fine solo i nostri Q, perché erano questi, erano proprio i Q quelli che ci servivano. Quindi togliamo l'indirizzo di Wikidata, togliamo la label e abbiamo alla fine i Q. Visto che vogliamo eliminare una proprietà, dobbiamo anteporre ad ogni item, ad ogni Q, il simbolo meno. Come lo facciamo? Semplicemente con un trova e sostituisci, trova Q, sostituisci con meno Q, molto semplice, e quindi abbiamo tutti i nostri bei item con il meno Q. Voglio togliere, quindi voglio togliere l'istanza di, la proprietà istanza di, quindi mi incollo in tutta la seconda colonna P31, voglio togliere l'istanza di opera letteraria, incollo dunque in tutta la seconda colonna il Q dell'opera letteraria. Allora, io ho diviso questi alcuni già li ho fatti, ho diviso poi questo foglio di questi risultati, come vedete, in gruppi di 20 circa, quindi se qualcuno di voi vuole provare, magari la prima tranche la faccio io, poi se qualcuno vuole condividere lo schermo, sono dei comandi semplicissimi da mandare in Quick Statement, lo possiamo fare insieme. E penso che questo sia uno dei casi proprio principe per far vedere come Quick Statement può essere usato in maniera... con un esercizio appunto molto, molto semplice, ma molto utile. Allora, quindi mi vado a copiare e incollare questi altri circa 20 e vediamo se sono giusti, dovrebbe essere, i comandi dovrebbero essere giusti perché è solo un comando. Quindi li incollo nella mia casella di testo qui, clicco su importa comandi CSV e a questo punto vedete Quick Statement mi traduce quei comandi in un linguaggio che io posso comprendere e quindi mi dice cosa sto facendo, sono andando a rimuovere questa proprietà a questi item e quindi posso sicuramente fare un avvia. Devo dire che poi questo è anche un modo per andare a rivedere un po' il lavoro che si è fatto in precedenza. Quando lavoriamo su medie, grandi quantità di item, poi è sempre buono fare una verifica successiva e proprio questo tipo di lavoro ci permette di farlo. Ok, quindi 100%, tutti i 20, le 20 proprietà sono state rimosse, quindi posso copiare e incollare anche qui che appunto queste sono state fatte. Ok, e quindi a questo punto chiedo se c'è qualcuno che vuole fare questo semplice esercizio, altrimenti vado avanti con quello successivo. Chissà se posso vedere anche la chat. Ok, non c'è niente in chat, perfetto. Ok, allora magari vado avanti facendo vedere l'esercizio successivo. Allora, il punto adesso qual è? Questo è un po' più pasticciato, questo foglio. Il punto adesso qual è? Che ho tolto agli item precedenti l'istanza di opera letteraria, ma adesso il mio item potrebbe non avere nessuna istanza di, e quindi devo andarci ad aggiungere una istanza di edizione, perché nella quasi totalità dei casi sto lavorando su delle edizioni.
E mi sono costruita dunque quest'altro foglio di calcolo. Cosa ci ho messo? Allora, nella prima colonna sempre i Q precedenti, solo senza il meno, perché a questo punto devo aggiungere un'istanza. Tutta la seconda colonna, P31, istanza di. La terza colonna, edizione, quindi l'item dell'edizione. E poi volevo aggiungere anche una fonte dell'affermazione, e quindi l'ho aggiunto nella terza colonna, mettendo la S al posto della P. La fonte dell'affermazione è l'OPAC SBN, e questo è il Q, l'item dell'OPAC SBN. E poi per quelle di cui ho trovato, vabbè, ovviamente cercandole penso che le troverò tutti, la ID SBN di un'edizione, volevo aggiungere questo ulteriore riferimento, quindi il fatto che l'ID, l'identificativo SBN di un'edizione di questa edizione era questo. I primi due li ho già fatti, vedete quello che vi dicevo, questo è anche un lavoro poi per andare a vedere eventualmente delle. È un lavoro che va fatto comunque ricontrollando, perché in questo caso io avrei sbagliato, avrei messo anche a questo item una istanza di edizione mettendo come fonte SBN, quando poi ho verificato e questo item è un catalogo, mi sembra di ricordare, dei fondi di un archivio che però non è presente, non è descritto in SBN, quindi in questo caso avrei dato un'informazione sbagliata. Infatti vi ho aggiunto poi istanza di catalogo e ho messo l'URL di riferimento del sito su cui è descritto. Allora, a questo punto andrei a inserire questo gruppo di item. Possiamo fare anche una prova su questo per farvi vedere come, anche se mi sembra superfluo, però farvi vedere come stavo lavorando prima. Credo che anche in questo caso ci sia un modo più veloce per farlo, non andando a cercare appunto, scusate, ho sbagliato, dovevo cercarlo in Wikidata per ricavarmi l'identificativo SBN di un'edizione, appunto non però cercandoli uno ad uno su SBN. Vedete, in questo caso avevo già aggiunto l'istanza di edizione, ma è privo di riferimenti. Vediamo, questo è un'edizione, lo controllo, ci sono il curatore editoriale, editore, luogo di pubblicazione, lingua, data, numero di pagina. Ok, e quindi lo cerco nell'OPAC SBN. Vediamo se lo prendo da qui. Vediamo adesso se me lo apre velocemente. 2006. Risorsa elettronica, vediamo qui. Credo che sicuramente sia questo. Anche senza aprirlo, mi posso copiare questo identificativo, dovrò solo modificarlo leggermente. Quindi sto lavorando su questo item. Tolgo questa sbarra e aggiungo le doppie virgolette. Allora, ok, a questo punto faccio una prova, inserisco questi comandi in Quick Statement e vediamo se funzionano. Anche in questo caso ho tolto la fonte SBN perché ho visto che questo non era descritto in SBN. Allora, andiamo in Quick Statement. Sto lavorando sugli item a cui prima avevo tolto opera letteraria. Mi compare così, vediamo se è qualcosa che ha un senso. Ok, sembrerebbe di sì. Aggiungo qui istanza di edizione. La fonte opaca SBN e questo è l'ID SBN di un'edizione e avvio, vediamo se è verde. Ok, e quindi è andato bene, sta andando bene e vediamo anche poi magari su una di questi item come. Ok, vediamo un po' come compare. Ok, edizione.
il riferimento, OPAC SPN, questo è il mio identificativo che dovrebbe riportarmi lì. Vediamo, facciamo una verifica. Ok, funziona, perfetto. E ovviamente è solo un piccolo esempio, ma la stessa modalità operativa può essere ripetuta per tutti questi item. Qui appunto, come vi dicevo, ho aggiunto come fonte OPAC SBN. Per dare il riferimento completo vorrei cercare di tutti l'identificativo SBN per fare in modo appunto che l'utente, una volta che arriva sull'item di Wikidata, può cliccare sull'identificativo SBN e arrivare direttamente alla scheda catalografica e a tutte le informazioni dunque dell'item, della risorsa bibliografica. Ciò non toglie che però se in questo momento non posso fare questa operazione, come in questo caso, mi fermerei qui. Quindi posso, oppure qui, quindi posso dare solo l'informazione che è un'edizione e poi quando ho tutti i dati, rilanciare il batch. Come avete visto, posso anche prima lanciare il batch di edizione e poi lanciare un secondo batch inserendo questi altri dati in cui c'è anche quello di edizione perché non si duplica. Si aggiunge il riferimento, il qualificatore, ma non si duplica la dichiarazione, dunque possiamo farlo senza problemi. Ok, ultimo esempio che avevo preparato è questo. Quello di creare, come si creano dei nuovi elementi con Quick Statement, sempre con la sintassi classica. Questi sono i comandi che abbiamo visto prima. Quindi mi sono creata un piccolo set di comandi, proprio basilari per descrivere un'opera e poi, non ho fatto altro che, riempirli con le informazioni specifiche di quell'opera. In questo caso, per esempio, l'anima ciliegia e l'albergo delle Magnole, però abbiamo pensato con Alessandra che voglio crearli proprio in maniera minima, super minima, perché poi dopo lei li arricchisce con il Wikidata Edit Framework. Quindi mi cancello questi. Quindi voglio cancellare tutti. Quindi, però devo lasciare istanza di opera letteraria. Quindi questo ce lo devo mettere anche sopra. Lì, ok, quindi cancello da qui in poi e vediamo cosa. Sì, Tania, anche solo l'anima ciliegia, tanto non credo ci sia il tempo di farne Sì, vedere tanto, quindi va va bene anche solo benissimo. questo. Ok, in questo caso lascio queste righe vuote, vediamo se Quick Statement mi dà problemi. Allora, cosa ci ho messo? Ho messo il create prima, poi tutti i last, perché appunto sto creando un nuovo elemento e ogni comando va preceduto dal last. Etichetta in italiano LSA per label, etichetta in italiano, il codice della nostra lingua, il titolo tra virgolette, perché l'etichetta tra virgolette, descrizione, opera di rilievi, tra virgolette, P31, che cos'è? È un'opera letteraria, il titolo, quindi la proprietà titolo proprio in cui vado a indicare il titolo originale, l'albergo della Magnolia, ricordiamoci quando inseriamo questa proprietà titolo di farla precedere sempre da it due punti, perché altrimenti il Quick Statement ci dà errore, ma nella pagina di aiuto di Quick Statement è spiegato. L'autore, chi è P50, Elia Levi, e qui ho messo anche un riferimento sempre all'OPAC SBN, una DUI 853, abbastanza generica, lingua italiano, P7937, romanzo, che cos'è un romanzo?
E poi l'identificativo SBN dell'opera, e poi anche questo descritto nell'URL avevo messo all'inizio, quando ancora non avevo inserito l'identificativo dell'opera. Per avere tutta la descrizione dell'edizione avevo messo anche questo descritto nell'URL vago. Ok, proviamo, vediamo se queste righe vuote mi danno problemi. Se mi danno problemi, le togliamo. Proviamo a farne tre. Tanto appunto è sempre una qualcosa di esemplificativo. Ne faccio tre, ne potrei fare 30. Ok. Dovrebbe andare bene. Sto creando questi item, motore di breve, classificazione decimale. Anche la classificazione decimale le ho prese dalla scheda catalografica in SBN, la lingua italiano e un romanzo. Questo è l'IDSBN di un'opera, è descritto nell'URL, anche se questo è scritto nell'URL non mi convince più di tanto, poi lo posso andare anche a modificare. Ok, fare questo tipo di prova è utile anche perché, appunto, se vediamo, lanciamo i primi due o tre comandi, se vanno bene, allora vuol dire che andranno bene anche gli altri e quindi andiamo sul sicuro. Ecco, qui avevo aggiunto, per esempio, a autore Lia Levi, la fonte è OPAC SBN e l'identificativo dell'opera in OPAC SBN è questo, quindi avevo aggiunto quest'altro tipo di fonte. Faccio giusto questi ultimi. E poi vediamo uno come è venuto e poi passiamo alla seconda parte. Ok, vediamo questa La sposa gentile, come compare. Ovviamente vanno aggiunte le etichette anche in inglese e francese, un minimo di descrizione in inglese e francese, e opera letteraria, e anche qui potremmo aggiungere come riferimento questo. Mettiamo qui, potremmo aggiungerlo a tutti. Ok, quindi vedete questa stringa, che è quella un po' più complessa, diciamo, che io ho lanciato, che era questa, perché ho aggiunto due fonti, praticamente, mi compare poi nell'item così. Ok. Questo descritto nell'URL l'avevo messo all'inizio perché mi riporta all'edizione in SBN che è maggiormente descritta, anche se appunto è un'edizione e non è un'opera. Quindi penso che poi lo toglierò. Ok, per fortuna in Wikidata è tutto appunto modificabile e migliorabile. A questo punto penso che abbiamo visto tutto. Se c'è qualcuno che vuole fare una prova su questo file, a lanciare qualche comando, lo facciamo insieme. E altrimenti andiamo avanti. Intanto interrompo la condivisione. Intanto io inizio a condividere lo schermo. Sì. Allora. Direi quindi a questo punto di andare avanti. Allora, cominciamo invece a parlare del Wikidata Edit Framework. La prima cosa importante è come installare ovviamente sulla propria pagina CommonJS questo script, questo strumento. Nella pagina dedicata proprio a tale strumento, a cura ovviamente dell'autore che, come vi ho già spiegato, è russo, quindi diciamo è scritta metà in inglese e metà in lingua russa, vedete che c'è la possibilità di fare il copia e incolla. Adesso ve la metto anche nella chat, nella nostra pagina CommonJS. Allora, mi dà fastidio questo, vediamo se lo riesco a spostare. Ecco qui.
quindi potete prenderlo anche direttamente dalla chat, altrimenti sempre in chat inserisco questa tutta la pagina. Perfetto, quindi come funziona? Facciamo il copia e incolla, andiamo nella nostra pagina CommonJS, ecco io già. Ovviamente nel mio caso è già inserito perché appunto l'ho già messo in precedentemente, altrimenti andiamo a cliccare su modifica sorgente e si inserisce qui pubblicando poi le modifiche. Una volta effettuata questa operazione, ovviamente ci troveremo questo menu sulla nostra sinistra, quindi Wikidata Edit. Vedete, c'è la possibilità di inserire solo, di selezionare, come vi ho mostrato anche l'altra volta, solo i template che ci interessano. Quindi nel mio caso ho selezionato quelli che più si avvicinano al mio lavoro quotidiano, quindi articoli, libri, identificativi esterni, e FRBR edizione, opera e persona, volendo altrimenti si possono selezionare tutti. Dunque, a questo punto vediamo che ci troviamo sull'item che ha creato poc'anzi Tania, che è appunto un'opera letteraria. Andiamo a ricaricare, perché ecco, sappiamo che appunto ci troviamo a livello opera. Quindi andiamo ad aprire FRBR Work e andiamo a vedere come possiamo arricchire questo item. Ovviamente ho fatto una ricerca preventiva, quindi ho aperto, ho già ad esempio selezionato la pagina dell'editore in cui trovo alcuni dei dettagli principali, oppure ancora sono andata su Google Books, dove c'è una delle edizioni parzialmente digitalizzate. Quindi, insomma, avremo qui una serie di informazioni già selezionate in precedenza. Questo invece l'avevo utilizzato per l'incipit. Dunque, che cosa andiamo a fare? Vado a togliere questo. Allora, prima di tutto vado a selezionare la lingua in cui voglio inserire le informazioni, quindi l'italiano. Vediamo che appunto già vediamo l'etichetta. Andiamo alla descrizione, quindi possiamo scrivere romanzo di Evi. È ovviamente l'istanza di opera letteraria, non abbiamo alcuna immagine in pubblico dominio, quindi non c'è nulla su Commons né su altro, altrimenti l'avrei inserita. A questo punto inseriamo l'autore, Lia, scrittrice e giornalista italiana. Non abbiamo queste altre figure, andiamo a inserire il titolo in lingua italiana, quindi anche in questo caso Anima Ciliegia. Non abbiamo sottotitoli, possiamo inserire la lingua dell'opera, che è l'italiano. Ovviamente stiamo parlando di opera, di conseguenza non inseriremo la data di pubblicazione, ma la data di creazione. È chiaro che in questo caso, come nella maggior parte dei casi, la data di creazione corrisponde alla data della prima pubblicazione. In alcuni casi però mi è capitato di trovare due date differenti, quindi ad esempio un'opera letteraria che era stata ideata in un anno e pubblicata molti anni successivi, quindi in questo caso quando abbiamo questo tipo di informazione andiamo ad inserirla in questo campo. In questo caso invece io so che appunto non ho altre informazioni, quindi mi do per buona la prima pubblicazione, che è appunto questa pagina, trovo le informazioni in questa pagina dell'editore, quindi il 2019. Allora, 2019, ecco qui. Ad ognuna di vediamo perché
ad ognuna di queste informazioni che ho inserito, ovviamente posso, inserire, ho la possibilità di inserire una fonte. Poiché in questo caso, come vi dicevo, sto prendendo le informazioni dal sito dell'editore, allora farò in questo modo. Quindi URL di riferimento, vado ad inserire questo e chiudo. Vedete, è comparso l'1. La stessa informazione, ovviamente, la stessa fonte, la potrei andare a mettere in tutte queste altre indicazioni che ho messo. Andiamo avanti, andiamo nel contenuto. Andiamo a inserire il genere, quindi in questo caso mettiamo romanzo. L'argomento principale, dunque, si tratta di storia Italia, ma ho visto anche, possiamo anche duplicare ovviamente l'argomento, quindi possiamo mettere amore. Ovviamente tutte queste informazioni, vediamo se riesco a trovare il riferimento, ma qualche difficoltà, chiamo politica. Mi esce l'item preciso, non c'è qualche problema, però vabbè, diciamo che questo è il in questo modo, insomma, si possono aggiungere, si possono duplicare le proprietà ed aggiungerle sempre alla stessa maniera. L'incipit, anche in questo caso, vi avevo detto che lo avevo trovato qui e vado ad inserirlo. Copio e incollo qui, ovviamente inserendo sempre la lingua italiana. Non ho quest'altro tipo di informazioni, per cui mi muovo più avanti, vado a inserire uno dei personaggi, il personaggio principale di cui ho creato l'item stamattina. Paganina. Anche in questo caso forse c'è un errore, in ogni caso adesso lo metto così, poi se me lo vado a correggere. Un'altra cosa importante è l'edit in. Ovviamente a questo punto non posso inserire, non ho ancora creato l'edizione, quindi per ora vado a salvare i dati e solo successivamente andrò a riaprire questo item e a collegarlo con la giusta proprietà all'edizione. Vedete come facilmente sono riuscita a creare, appunto, a inserire tutte queste informazioni. Vediamo, qua mi dà link. Ah, lo stato del copyright, va bene, lo andremo a mettere poi successivamente. È chiaro che poi a questo punto possiamo aggiungere tutta una serie di altre dichiarazioni che andranno ad arricchire l'item a mano. Come dicevo l'altra volta, il Wikidata Edit Framework serve più che altro come guida iniziale. È chiaro che poi tutta una serie di informazioni non presenti nello schema, prima di tutto possono essere richieste direttamente all'autore, che appunto è disponibile a fare delle modifiche, e poi ovviamente possiamo aggiungerle successivamente noi a mano. Quindi abbiamo visto come grazie a questo schema sono riuscita in pochi passaggi ad ampliare l'item. A questo punto andrò a creare l'elemento dell'edizione, quindi anima ciliegia. Ho preso in considerazione la seconda, adesso andremo a vedere l'altra edizione, la descrizione di SBN, qui
quindi la seconda edizione che risale al 2020 appunto, quindi, e da qui inizierò a prendere tutte le mie informazioni e quindi utilizzerò questo item come questa scheda come punto di riferimento, come fonte per le mie dichiarazioni. Quindi andiamo a creare il nuovo elemento, mettiamo edizione Mondo Libri 2020 e vado a creare. Inserisco subito l'istanza di edizione. E a questo punto vediamo se lo riconosce, altrimenti. Ecco, generalmente si mette in evidenza il Wikidata Edit Framework, riconosce l'opera come, o l'edizione, insomma, la tipologia di item come vi ho mostrato l'altra volta e si evidenzia. In questo momento invece non lo sta facendo, in ogni caso noi sappiamo che è un'edizione. Quindi ci apriamo il nostro schema, andiamo ancora una volta a scegliere la lingua italiana e cominciamo a riempire questi campi. Quindi edizione o traduzione di Anima Ciliegia, manzo ovviamente, dopo faremo lo stesso nell'altro item, il numero dell'edizione come vi ho mostrato poc'anzi rispetto alla scheda di ISBN è la seconda, il luogo di pubblicazione, ecco, prendiamo Milano Mondolibri 2020, quindi e 2020, andiamo a vedere cosa possiamo inserire ancora, la lingua è sempre l'italiano. Il titolo. Inserire qui, non abbiamo sottotitolo o altre informazioni, quindi andiamo al contenuto. L'autore è Lia Levi, non abbiamo un traduttore, non abbiamo tutte queste figure. Abbiamo però un numero di pagine che in questo caso abbiamo visto essere 234 pagine. Quindi abbiamo la possibilità di inserire proprio la precisione, 234 pagine. L'incipit in lingua italiana lo possiamo riprendere di da qui. Anche in questo caso, poi sarà mia cura successivamente andare ad inserire lo stato del copyright. Non abbiamo scansioni e nemmeno testi completi, anche se effettivamente, come vi ho detto poc'anzi, ho trovato una scansione su parziale, solo parziale su Google Books, quindi preferisco non inserirlo. E poi andiamo nel controllo di autorità. Andiamo sempre sulla nostra pagina di ISBN, prendiamo l'identificativo e lo andiamo a inserire qui subito, eliminando ovviamente questo. Vedete, ci riporta immediatamente alla pagina da cui abbiamo preso l'informazione, appunto. Quindi, se non sbaglio, avevo trovato anche, ecco sì, l'identificativo CLC. Ecco, vado a copiare anche quest'altro. Vediamo. Quindi vedete, posso anche utilizzare la ricerca veloce perché è chiaro che ci sono moltissime pagine di identificativi, invece grazie a questa
a questa piccola, grazie a questa possibilità, vado direttamente a selezionare solo ciò che mi serve. Ovviamente per ognuna di queste proprietà, come vi ho già mostrato l'altra volta, possiamo andare a cliccare e vedere se effettivamente l'utilizzo che ne stiamo facendo è quello giusto. A questo punto mi sembra di aver inserito tutte le informazioni principali. Vedete, sta salvando tutte le informazioni che ho inserito. E vediamo come anche in questo caso abbiamo tutte le informazioni ordinatamente inserite. Anche in questo caso, vedete, c'è una bandierina. Perché? Perché qua ci viene a dire che l'anima ciliegia dovrebbe avere anche la dichiarazione inversa edito in l'anima ciliegia. Quindi che cosa faremo? Prendiamo il Q. Così andiamo sul sicuro. Andiamo nell'opera e andiamo. Vedete, era questo quello che dicevo prima, quindi si è evidenziato. E andiamo in edito in, andiamo ad inserire l'edizione. Salviamo. E vediamo come appunto abbiamo anche l'edito in. Ovviamente dopo andrò a sistemare al meglio, quindi anche aggiungere gli altri argomenti che prima non riuscivo ad inserire, tipo politica. Ecco qua, mi è uscito subito. Amore. E quant'altro. Quindi, come vi dicevo, poi sta a noi utilizzare questo schema come guida principale per poi migliorarlo e andare a ampliare comunque anche a mano, a rifinire anche a mano questi elementi. Dunque, questo per ciò che riguarda sia l'edizione sia l'opera. Un altro utilizzo particolarmente interessante per me è quello relativo alla persona. Allora, andiamo a vedere. Ecco qui. Vorrei arricchire questo item. Per fare questo vado ad alleggerire un po'. Vado invece ad aprire le fonti che avevo ricercato in precedenza. Apriamole tutte, quindi anche questa relativa al live. E la pagina di Accademia. Allora, si stanno aprendo pian piano. Vedete anche in questo caso lo strumento ha immediatamente riconosciuto l'istanza di umano, quindi andremo ad aprire la sezione Person. Per prima cosa, sempre andiamo a selezionare la lingua. Allora, si stanno aprendo pian piano le nostre pagine di riferimento, di cui queste sono tutte pagine di siti ufficiali, in particolar modo questa dell'Università degli Studi di Salerno, però abbiamo anche quella, il curriculum relativo all'Associazione Italiana di Public History, più una serie di pubblicazioni, un piccolo curriculum in Accademia, quindi diciamo abbiamo molte fonti da cui in qualche modo andare a selezionare le nostre informazioni. Detto questo, andiamo a vedere cosa manca. Allora, italiano. Prima di tutto vediamo che c'è l'etichetta, ma non c'è una descrizione. Allora, io ho visto ovviamente che Marcello Andri è stato direttore della biblioteca dell'Università di Salerno, quindi inizierò a mettere questa informazione. Poi abbiamo il nome della lingua madre,
È chiaro che andremo a mettere anche in questo caso Marcello Andrea perché non cambia. Non andiamo ad aggiungere il nome di nascita e lo pseudonimo perché in questo caso non ci interessa, non li abbiamo, ecco, quindi è sempre lo stesso. Vediamo l'istanza di umano, il sesso è maschio. Ecco, ci sono due perché una è relativa agli animali e una agli uomini. Spero di aver messo quello giusto, altrimenti dopo lo vado a correggere. Poi abbiamo la lingua madre che è l'italiano. Mi dà sempre fastidio questa, quindi cerco di metterla a lato. Il sito web ufficiale, credo che possiamo inserire questo dell'Università degli Studi di Salerno, perché appunto è quello, a mio avviso, in questo caso più completo, quello che ha più informazioni, ma anche quello, uno di quelli dei profili ufficiali, diciamo. È chiaro che questo sito ci fa un po' da guida anche per queste altre informazioni, quindi possiamo ad esempio inserirlo poi più avanti per la data di nascita, in questo caso in effetti già c'è, però possiamo dire è nato a Salerno e andiamo ad inserire la fonte. URL di riferimento anche in questo caso, il suo curriculum. Allora, cosa possiamo inserire ancora? Fortunatamente questo non ci interessa. Dei media praticamente non abbiamo niente perché ho controllato, ma non c'è alcuna immagine in pubblico dominio. Lo stesso per la famiglia, invece, ho controllato, c'è l'item del fratello, quindi possiamo inserire il fratello. Non so. Andrea, politico italiano. E poi andiamo avanti. Nel suo curriculum afferma appunto di aver conseguito il diploma di maturità classica e poi di essersi laureato all'Università degli Studi di Salerno. Quindi andiamo a mettere questa informazione. Quindi scuola frequentata, perché ecco, scuola frequentata proprio stamattina ricontrollato, non riguarda solamente il livello base, quindi non solo la scuola, ma anche l'università, quindi qualsiasi tipo di istituto frequentato, diciamo di formazione. Quindi andiamo a inserire Università di Salerno, ecco anche in questo caso vogliamo aggiungere il riferimento, quindi mettiamo così e chiudiamo. Allora, abbiamo tutta un'altra serie di informazioni che però appunto non abbiamo, invece possiamo andare a particolareggiare tutto ciò che riguarda l'occupazione. Perché? Perché nel curriculum ci viene detto che dapprima è stato bibliotecario presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, poi direttore di biblioteca all'Università di Salerno, infine docente a contratto dell'Università di Salerno. Quindi tutte queste informazioni che abbiamo qui e in parte anche qui, insomma, in quest'altro sito che pure appunto possiamo utilizzare come fonte. E andremo a particolareggiare qui. Allora, quindi cominciamo come. Sbagliato. Quindi, bibliotecario. Allora, è interessante per ciò che riguarda l'occupazione andare a inserire i qualificatori. Perché? Perché voglio andare a specificare che è stato bibliotecario presso la Biblioteca Nazionale Emanuele. E a questo punto potrei anche inserire no, non volevo inserire questo qualificatore, quindi lo vado a togliere. Ok, andiamo. E quindi appunto volevo inserire un altro qualificatore, e cioè data di inizio, è il 1985, l'ho scritto qui, insomma non voglio andare da una pagina all'altra, ma l'ho già scritto.
quindi il 1985. Abbiamo anche una data di fine. È il 2002. Quindi diciamo, dopo vediamo tutto questo lavoro come poi si viene visualizzato all'interno dell'item. È chiaro che posso rifare il tutto anche per l'altra occupazione, e cioè direttore di biblioteca. Anche in questo caso, quindi, possiamo inserire come qualificatore il datore di lavoro, che è l'università, chiamo l'Università di Salerno, e lo stesso possiamo andare a dire da quando, da che data, data inizio. Quindi dal 2002 e ancora data di fine 2018. Ecco qui. Lo potremmo ancora ripetere la stessa identica cosa per la sezione relative alla docenza universitaria, però ecco, vorrei andare avanti. Il campo di lavoro possiamo dire che è la bibliografia, ma possiamo aggiungere anche la biblioteconomia. Allora. Vabbè, c'è lo stesso difetto di prima. Ecco sì, sono riuscita. Il datore di lavoro, come abbiamo visto, l'abbiamo già inserito qua come qualificatore, però ovviamente ciò non toglie che possiamo mettere uno o più datori di lavoro proprio qua, quindi Università di Salerno. Anche in questo caso andiamo ad aggiungere anche, ad esempio, la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III. Vogliamo ad esempio aggiungere, ho sbagliato, però ecco no, ho sbagliato a cliccare, però è interessante vedere invece come nel caso di dubbio posso accedere tramite quella freccia direttamente al collegamento dell'elemento l'Università di Salerno, quindi in caso di dubbio grazie a questo link posso andare a controllare se sto inserendo proprio quella giusta. Quindi mettiamo ancora una volta l'URL di riferimento. Vediamo, no, la vado a riprendere. Magari voglio inserire anche quest'altro, perché l'informazione è anche qui. Quindi vado a utilizzare un altro sito, perché appunto le informazioni sono sempre... è sempre interessante inserire quante più fonti possibili. E poi, vabbè, la residenza ufficiale a Salerno. Carica ricoperta. Membro di, ecco, sempre nel suo curriculum possiamo vedere che lui è membro sia dell'Associazione Italiana Biblioteche, sia dell'Associazione Italiana di Public History, quindi andremo a inserire queste informazioni. Spero l'abbia preso. No, non l'ha preso. Ah, forse ci manca. E poi Associazione Italiana. Se è un articolo scientifico, come prima non riesco da qui ad andare su quello giusto, ma non c'è problema, andrò poi dopo ad aggiungere questa informazione. Ecco, questo è uno dei limiti di questo strumento, cioè che quando ci sono molti risultati per la stessa informazione,
diciamo che sono visibili solo i primi, quindi poi questo ovviamente è una limitazione perché poi devo andare ad aggiungere solo, posso andare ad aggiungere solo successivamente l'informazione. Ovviamente riguardo alla storia, insomma, la residenza, abbiamo detto, possiamo inserire Salerno. E forze armate, no, niente, non abbiamo niente nemmeno del punto di vista. E possiamo, come anche in questo caso, diciamo che volendo potremmo inserire il periodo di attività, però forse non, cioè, non mi sembra il caso. E per quanto riguarda queste altre informazioni, descritto nella fonte si utilizza solo ed esclusivamente quando è descritto in una fonte che ha il proprio item in Wikidata. In questo caso non è il nostro caso, quindi andiamo a salvare le nostre informazioni. Vediamo che c'è un problema rispetto a qualcosa che ho inserito. Vediamo qual è il problema. Forse la fonte, suppongo. Vediamo. No, questa è la BNF e quindi non è questo. Vediamo, forse più avanti. Vediamo. Non credo ci siano problemi. Vabbè, ecco, sicuramente ho fatto un errore che adesso non riesco a trovare, nel senso che ho sbagliato a inserire il Forse link. qui, vedi in questa fonte qui, scuola frequentata, forse qui potrebbe essere che non è un Ah, uso questo. sì, Tania, sì, è proprio qui. Sì. Allora, vado a mettere questo. Anche questo ovviamente è molto interessante, il fatto che in qualche modo blocchi l'errore e quindi va bene così. Vediamo se adesso ce lo salva. Ed ecco che il nostro item ha tutte le informazioni inserite in maniera molto ordinata. Vediamo che... Ah, sì, dovremmo andare quindi sull'item di Alfonso Andria e... Andiamo a utilizzare la stessa cosa, quindi famiglia, fratello. Marcello Andrea. Di riferimento. No, in effetti qua non ce l'abbiamo, no, mi sto confondendo rispetto a questa cosa, non abbiamo non ho il riferimento all'interno di questo materiale che ho selezionato, comunque non è necessaria questa informazione, quindi non è necessario, diciamo, avere quest'URL, quindi andiamo poi a cancellarlo successivamente. Ecco qua, quindi detto questo, non lo so, non so se qualcuno vuole fare una prova, tolgo la condivisione dello schermo. Purtroppo la telecamera non mi Non va. funziona, quindi non posso, no, non va, purtroppo, quindi Molto, questo non... molto, molto interessante la parte sulle persone, utilizzarlo sulle Sì. persone. Sì, e in effetti io credo che sia forse la Sì. funzione più utile fra tutte. Sì, anche io mi ero sempre concentrata, io l'ho usato poco, però mi ero sempre concentrata sulle opere, le edizioni, ma sulle persone è davvero notevole. Perché mi sembra che sia lo schema meglio, più completo, quindi credo che sia quello un po' il motivo per cui...
anche quello che riguarda anche un'altra parte che oggi non ho mostrato, che ho mostrato l'altra volta, quello relativo agli identificatori esterni, sicuramente è molto utile poi avere a disposizione tutto quell'elenco di identificatori, almeno di proprietà relative agli identificatori, perché in effetti ti aprono un po' il mondo, ti danno una possibilità di approfondire. Era appunto questa che vi ho mostrato l'altra volta, quindi ovviamente adesso per sì, perché a volte non si sa, non si sa dove andare a cercare, invece lui ti suggerisce, invece sì, grazie a questo sì. Andiamo a vedere, adesso non è la condivisione però. Pardon. Pardon, sì, ci riprovo. Quindi anche tutti questi identificativi esterni, ovviamente questo schema si carica piuttosto lentamente, però ecco, come mostravo l'altra volta, diciamo, ci dà una serie di possibilità di avere tutto, tutto davanti a noi, anche in questo caso diviso per tema, e quindi appunto anche in questo caso, come negli altri, ci serve molto da guida in una situazione del genere così complessa in cui abbiamo centinaia e centinaia di identificatori. Quindi sicuramente è interessante anche questa visione. Ecco qua, adesso rinterrompo di nuovo la condivisione e non so se qualcuno vuole provare o se ci sono domande, altrimenti ho concluso. Per adesso in chat non ci sono domande, ma comunque la presentazione è stata tutta molto chiara, non è che neanche io mi sono perso niente, quindi penso che sia chiaro. Ed effettivamente è molto vantaggioso avere una panoramica molto ampia di proprietà, che magari uno non sa nemmeno che possono esistere, eccetera. Sono cose che invece si possono, vedendo, diciamo così, la scheda, si può andare a cercare magari quella informazione specifica che non ti verrebbe in mente di mettere, insomma. Quindi è veramente utile. E anche quello che ha mostrato Tania su grandi quantità di lavoro da fare è veramente molto utile, soprattutto per esempio quel cambio di proprietà che abbiamo visto. Esatto, sì. È facile. Che è fondamentale, perché se è classificato errato poi non funziona bene tutto il resto, no? Quindi è molto importante poterlo fare massicciamente e, come ci hai fatto vedere, esportando i dati e poi lavorandoli e ricaricandoli. Mm-hmm. Si possono fare grandi quantità di lavoro in modo relativamente semplice, insomma. Sì, forse si può, non so, aggiungere il fatto che tu, per esempio, quando devi lavorare tanti record, estrai con una Sparkle, con una ricerca, e salvi il risultato, che già è tabellare, cioè lo puoi salvare in formato tabella, e poi lavori su quello, no? Appunto, giusto? Spacchettando i campi, spacchettando i dati. Sì, esattamente. Per fino esempio, a quando ti rimane solo il dato che ti serve, quindi, esatto, ti serve solo quindi i comandi da dare a qui statement, cosa che si può fare per le modifiche o per le cancellazioni, mm-hmm. Cioè per le creazioni, evidente il discorso non può partire da una Sparkle, perché non ci sono. Sì. Non c'è niente da tirar fuori da lì per le cose nuove. Esatto. Certo, invece per quanto riguarda, diciamo, il Data Edit Framework, la questione a quel punto è quasi, cioè, una scelta, no? Cioè, mi scelgo quell'interfaccia lì piuttosto che lavorare su quella generale di Wikidata. Ed è abbastanza competitiva, devo dire la verità. Cioè, trovargli punti deboli è difficile a quello strumento, direi, no? Almeno per eppure è poco diffuso, Stefano. È poco diffuso. È poco diffuso, sì.
Non è nemmeno nell'elenco degli script iniziale, insomma, di Wikidata, se non sbaglio. Sì. Io ci sono arrivata quasi per caso, insomma, su quella pagina. Non ci sono istruzioni, come dicevo l'altra volta. Ed è un peccato secondo me perché appunto potrebbe essere molto, molto più utilizzato e aiuterebbe molti, soprattutto coloro che si avvicinano per la prima volta a Wikidata. Io lo trovo particolarmente significativo Sì. insomma, per questa tipologia di utente. Sono d'accordo. Poi sì, sicuramente ci sono delle piccole problematiche, come tutti i tool di Wikidata, a volte non è stabile, però insomma in linea generale funziona. Sì. E anche perché ha un'interfaccia molto chiara, a dire la verità, ed è appunto competitivo, come diceva Stefano, cioè nel senso che tante volte una delle cose che scoraggia rispetto al lavoro in Wikidata è proprio appunto un'interfaccia che non è proprio amichevolissima, diciamo, mettiamolo così, così avere qualcosa che ti aiuta, che ti richiama quello che stai facendo, che ti fa accorgere di quello che ti sta facendo, insomma, non è niente male, non è niente male. Perché Forse soprattutto non perché è. nasconde proprietà, no? Sì, e poi c'è il fatto che probabilmente non è adottata così massimamente, anche perché tantissime persone che poi lavorano su Wikidata lavorano utilizzando tool come Quick Statement, cioè quelli di caricamento massivo, piuttosto che l'interfaccia manuale, diciamo. Sì, è chiaro, qua invece si tratta più di del lavoro di fino, così come lo chiamiamo spesso noi, cioè di quando poi vai sull'item specifico e quindi lo vuoi andare ad ampliare, a migliorare e avere quello schema, ti permette proprio anche di capire che cosa subito devi andare a inserire senza avere il progetto di riferimento a disposizione e quant'altro, quindi sicuramente utile in questo. Siamo arrivati alle Sì, 18 e sì. 15, precisi al millimetro proprio. Tutto calcolato. Bene. Allora ci possiamo salutare. Va bene, non ci sono altre domande in chat, ci sono invece spiegazioni del fatto che mancano le domande perché è stato tutto molto chiaro, quindi direi che ci possiamo fermare qui. Grazie mille a Tania e Alessandra per veramente l'ottima presentazione che avete fatto. Grazie a voi. Grazie a voi, Grazie. grazie. Ciao.